oggi Vet Pet and Food, la medicina veterinaria. Ecco qui la nostra sigla che fa partire il nostro Francesco De Angelis, che controlla il cibo di origine animale sulle nostre tavole, cura gli animali e seleziona il meglio per la loro nutrizione. Il segmento del venerdì con il contributo scientifico del Dipartimento di Medicina Veterinaria della Federico II di Napoli, l'Ordine dei Medici Veterinari di Salerno e Baselice Farmacia Veterinaria. Con noi Ambra Auletta, benvenuta dottoressa, dottore in chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacista presso Baselice Farmacia Veterinaria, perché oggi torniamo sui nostri compagni di casa, i nostri pet, i nostri animali domestici in viaggio. Molti di noi, infatti, sono, magari alcuni sono già partiti, altri si preparano per le vacanze, chi per spostarsi nell'abitazione familiare al mare. Magari per fermarsi tutta l'estate, beato lui, chi se lo può permettere, chi invece per raggiungere la località scelta, magari per un soggiorno più breve. Ma in tutti e due i casi, sempre con il pet, c'è molta gente, insomma, che viaggia con il proprio animale, soprattutto il cane, però anche parecchi con il gatto. Allora, dottoressa Auletta, immagino che lei stia incontrando molta gente in questo periodo che sta per partire. Quindi da 1 a 10, quanti con il cane e quanti con il gatto? Allora, sicuramente direi una buona parte con il cane. Quasi tutti i padroni che Sì. vengono in farmacia partono con il cane, quindi chiedono magari sempre i soliti consigli su Sì. come fare, cosa portare, come rendere il viaggio piacevole all'animale. Quindi direi da una scala da 1 a 10, 9 Sì. cane. Quindi, diciamo, Sì. il gatto, il cane può viaggiare, l'abbiamo Sì, visto anche l'altra volta, nel portabagagli, oppure diciamo che è più facile è più rispetto al gatto, facile. anche Il per gatto l'indole. col trasportino. Esatto, il gatto col trasportino, quindi la sua indole libera e selvaggia Sì, viene un sì. po' placata, quindi è un po' più problematico. Diciamo che in questo caso un 50 e 50 per il Sì, gatto, chi preferisce lasciarlo a casa con qualcuno di fiducia. Chi invece decide comunque di portarlo, questo poi dipende anche dalla destinazione certo. del viaggio, se viene fatto in auto, in aereo, Sì. ovviamente è diverso. Diciamo nella maggior parte dei casi in auto, insomma, Sì, in nella maggior treno, parte dei casi però ci sì. sono molti animali che viaggiano in aereo e l'abbiamo Sì, visto, c'è addirittura, l'abbiamo visto la scorsa volta, c'è addirittura una compagnia aerea che è adibita proprio anche al trasporto degli animali, quindi proprio per ci gli si sta animali. Sì, organizzando anche. assolutamente, sì. Ecco, allora, premesso che noi consigliamo sempre di fare, prima di partire, una puntata dal medico veterinario, dal proprio medico di fiducia veterinario, perché è indispensabile, per esempio, se si va in un altro paese, bisogna vaccinarsi, è vero, Sì. fare tutte le terapie preventive. Tra Assolutamente. l'altro, in alcuni paesi addirittura bisogna esibire, cioè il passaporto, insomma, per gli animali, quindi Sì. bisogna esibire anche il tesserino sanitario con le vaccinazioni. Ecco qui vediamo delle immagini appunto appunto animali che vanno dal medico per una visita di controllo, però può capitare che ci si decide di rinviare, di tagliare corto e di andare direttamente in farmacia, si salta la fase del medico, tanto ci vado dopo, molta gente dice. Ecco, ad una farmacista, un farmacista veterinario, su cosa si concentrano le domande, i consigli, le richieste in Allora, maniera particolare? sicuramente sul cosa portare, cosa non dimenticare, consigli per affrontare il viaggio. Questa è una delle domande Sì. che maggiormente mi viene posta. Il consiglio principale che noi diamo in farmacia è sempre, come ha detto anche lei, andare dal medico veterinario in primis per la visita di controllo, ma anche proprio per partire tranquilli e quindi star certi che l'animale abbia fatto tutte le vaccinazioni, comunque a livello di salute stia bene o comunque se c'è qualche problema è controllato eventualmente con i farmaci. E seconda cosa, non dimenticare mai il tesserino sanitario Sì. Sì. dell'animale e tutti i farmaci o eventuale cibo medicato, magari per qualche patologia, Sì. bisogna averlo sempre dietro. A maggior ragione se si va all'estero o anche in qualche altro paesino dove magari è difficile, no, reperire qualche prodotto veterinario in particolare. Però diciamo, la cosa principale che preoccupa è proprio il momento del trasporto e quindi poi l'arrivo verso una destinazione diversa da casa. È una delle cose che maggiormente preoccupa i padroni, senza alcun Ecco, dubbio. infatti, diciamo una preoccupazione in più, ma come dire, questo è quando si sceglie, si decide di tenersi un compagno in casa, un animale, bisogna pensare soprattutto a lui, perché noi siamo
ovviamente abbiamo la parola, insomma l'animale Sì. non parla, quindi bisogna preoccuparsi di quello che può accadere a un piccolo essere che ci accompagna. Dunque, allora, siamo proprio nell'imminenza della partenza, non so, in auto, abbiamo detto, in treno, oppure la nave, oppure in aereo. Ecco, di che cosa dobbiamo preoccuparci, di cosa dobbiamo premunirci? Cominciamo a vedere alcuni Sì. dei, come dire, degli articoli, dei prodotti, Sì, come dire, questi alcuni, altri magari non li questi sono facciamo sempre vedere, è una esempi. selezione che facciamo Queste noi. sono delle protezioni solari. Sì. In particolare è fondamentale, può sembrare banale, ma proteggere anche gli animali dal sole. Sì. Quindi se si va in vacanza in spiaggia, quindi al mare, o anche a fare lunghe camminate in caso di Ah sì, come visite, funziona? Cioè vengono messe nelle zone soprattutto più delicate. Importantissimi sono il naso, le orecchie, sì. le zone dove magari particolarmente c'è meno pelo, o anche addome, coda. Poi questo dipende anche dalla cute dell'animale, se eventualmente ha problemi Insomma, creme solari anche per gli animali. Sicuramente, che contengano filtro UVA e UVB. L'ideale è applicarle almeno mezz'ora prima dall'esposizione al sì. sole, in modo tale che poi i raggi possano non essere assorbiti. Sì. E poi una cosa che sottolineiamo sempre in farmacia, le creme solari a uso umano non vanno mai assolutamente utilizzate sull'animale, sì. perché quindi esistono, non utilizzare le creme per no, noi, assolutamente, per perché quelle appunto per i pet sono studiate per la cute degli animali, sì, rispettano certo. il pH e soprattutto sono atossiche, perché sì. considerano l'eventualità del cane che si può andare a leccare o anche il gatto, e quindi queste sicuramente non arrecano danni anche se ingerite. Sì. Poi anche prodotti da mettere magari dopo l'esposizione al sì. sole, oppure dopo lunghe camminate sui cuscinetti che si possono seccare a contatto con la sabbia sì. o con l'asfalto molto caldo. Questi anche sono importantissimi da tenere in valigia, sono degli elementi sì. fondamentali che noi diciamo consigliamo sempre. Ecco, questi sono i fermenti lattici. Questi in generale sì. sono importantissimi anche da avere in casa, quindi ancora di più poi se si va fuori, come dicevamo prima, se si va all'estero, per essere certi comunque di avere sì. dietro dei fermenti lattici, magari che sono già stati prescritti prima dal veterinario, che quindi sono già stati utilizzati dai padroni per i propri animali. Sì. Anche qui esistono varie formulazioni, varie composizioni, poi quella più idonea ovviamente la si decide col medico veterinario, e c'è la possibilità sì. ovviamente che stando fuori l'animale possa ingerire qualcosa, quindi a contatto con la sabbia sì, o anche certo. in un ambiente nuovo, esplorando, può succedere. Quindi come dire, le patologie gastrointestinali. Sì, che possono derivare anche dallo stress del viaggio, dal sì. cambio delle abitudini. Uno dei primi sintomi va subito a livello dei disturbi gastrointestinali, perché lo come stress. Come per gli umani, esatto. i primi organi a reagire sì, sono sempre sono lo stomaco sono e l'intestino. Sì, sì, sono quelli più delicati. Quindi poi si hanno queste ripercussioni sul sistema immunitario che si sviluppano poi a livello gastrointestinale. Sottolineiamo, l'animale deve partire già premunito, quindi già coperto sì, sì. dall'antiparassitario. Però cosa può succedere? Che andando fuori, un ambiente molto aperto, se si sceglie una casa sì, magari sì. a contatto con la natura, in montagna, ma anche proprio in spiaggia, l'animale necessita di una protezione sì. ulteriore. E lì sono in agguato gli parassiti. Sì, i parassiti, quindi non è il suo ambiente naturale, esatto, solito. Può succedere sì. che quindi c'è bisogno di questa protezione ulteriore. Chi viene coperto magari già dal collare, parte col collare antiparassitario, sì, aggiunge certo. una fialetta, favorisce questa azione sinergica sì. tra la molecola del collare e della pipetta, e quindi si ha questa azione insetticida repellente più forte. Che, poi ripetiamo, anche gli spray. Possono essere gli antiparassitari del collare, ma anche lo spray. Esatto, o lo anche spray. Il, a livello, le come si chiama? Le gocce sotto le spoton, sì, le spoton, sì. Come no, gli spray naturali pure sono utili nel caso in cui sia molto all'ambiente aperto. Allora, non vogliamo andare ad aggiungere altri principi attivi, magari sempre chiedendo al veterinario pure prima della e poi partenza. Ci sono le compresse, ne parliamo anche con il dottor sì, Carradu. Quelle sì, sono le compresse farmaceutiche argomento che magari da noi gettonatissimo, quelle degli sì, antiparassitari. Quelle magari somministrate già prima sì, della partenza. Sì. E poi gli spray farmacologici sono utili in caso di infestazioni, perché hanno una sorta di azione d'urto, quindi nel giro di 48 ore noi siamo certi che l'animale sì. è libero, diciamo, dai parassiti, e quindi il viaggio può proseguire, la vacanza può proseguire in maniera molto più tranquilla. Questo ecco, poi andando avanti sì. abbiamo anche, se ricordo bene, i multivitaminici. Sì. Se possiamo vederli, possiamo fare scorrere l'immagine, ecco, ecco. così le commentiamo noi. Allora, così come questi arrivano. Sono quelli per lo stress, sì. Quindi per lo stress da viaggio ne abbiamo parlato. Questi sono i, come dire, degli
sì, dei calmanti. Esatto, sono dei calmanti, poi sono di varie origini. Naturali. Esatto, possono essere di origine naturale, quindi contenere il triptofano, il GABA, che ha questa azione rilassante sì, sia a livello muscolare che proprio psichica. E poi quelli a base di ferormoni, ne abbiamo visto, ne abbiamo già sì, discusso. Sì. E questi sono utili da tenere in borsa, diciamo, nel momento del viaggio, magari lo spray, perché sì, ha un'azione dopo 10 minuti e quindi questa azione calmante, naturale o a base di ferormoni che sia. Che poi si esaurisce, diciamo, smettendo, interrompendo sì, il... Esatto. Non esatto, ci sono effetti collaterali. No, non si hanno assolutamente alcun effetto. Anzi, queste compresse magari... L'abbiamo detto bene anche pre-partenza, andarle a somministrare, sì, quindi 2-3 giorni prima preparare... per favorire la copertura, e poi anche post sono utili, ecco perché li facciamo vedere alcuni esempi, e quindi è importantissimo tenerli in valigia, anche perché l'animale, cambiando ambiente, magari può capitare che vada in stress, in agitazione, e quindi anche per evitare comportamenti anomali o problemi, come abbiamo detto prima, magari a livello gastrointestinale, che si ripercuotono. Per sua esperienza, è più suscettibile il cane o il gatto? Allora, il gatto. Il gatto. Devo dire la verità, il gatto sì, è quello che più... Ecco, qui poi passiamo ai multivitaminici. Quello che dicevamo prima. Sì. Questi sono in questo periodo veramente richiesti tantissimo in farmacia, prescritti dal medico veterinario, oppure mi trovo magari a dare qualche consiglio al riguardo, sì, perché i padroni sono molto preoccupati che vedono gli animali in questo periodo... Un po' deperiti, un po' giù di tono. Esatto, un po' abbattuti, quindi... È bene diciamo, averli in casa anche questi, sì, in sì, questo periodo, e poi portarli con sé in vacanza nella valigia del pet. Anche sono prodotti a base di vitamine sì, che usiamo anche noi, insomma. Esatto, vitamina A. Però attenzione, mai usare gli stessi prodotti per noi umani, no, per gli animali, assolutamente, perché le posologie sono diverse. Esatto, le composizioni sono differenti, poi sì, ci sono alcuni tipi di amminoacidi che negli animali, magari per gli animali sono più importanti rispetto che per noi umani, quindi le concentrazioni sono differenti, o viceversa. Anche qui varie composizioni, varie formulazioni, e sono utilissime sia per le lunghe giornate in spiaggia, perché ovviamente l'animale si stanca sotto il sole, le elevate temperature, o anche se consideriamo dei viaggi all'estero o magari nelle grandi città, possono comunque verificarsi dei fenomeni, no? Che l'animale risulta un po' abbattuto, un po' giù di tono, sì, e quindi è utilissimo averli con sé. In generale, anche perché con il caldo ci si abbatte di più, esatto, è vero, il caldo... si perdono un po' le forze e si ha anche qualche fenomeno di inappetenza. Sì, non dimentichiamo che gli animali non sudano, ma no, sudano attraverso la lingua, il esatto, respiro. Esatto, quindi li vediamo qualche un po' affannati. Qualche cosa ce la ricordiamo anche noi. Esatto. Sì. Qui invece... Esatto, questo è un classico, diciamo, classico, prodotti per l'igiene. Per vediamo l'igiene, le salviettine. Sì, sì. In generale, in particolar modo, le salviette sono sempre presenti nella borsa di un padrone. Sì. In generale lo vedo, vengono sempre appena ne sì, rimangono senza. E anche qui abbiamo diverse formulazioni, poi anche qua portare magari degli shampoo particolari, delle salviettine particolari, se l'animale ha particolari patologie dermatologiche, quindi sempre confrontarsi prima col medico veterinario, sicuramente sì, portare dei prodotti idonei che non arrechino ulteriori problemi dermatologici col sole, possono sì, comunque essere amplificati. Sì. Salviettine che esistono, detergenti oppure disinfettanti, e sono fondamentali considerando il fatto che l'animale sarà sì, a contatto certo, con l'acqua salata del mare, sulla spiaggia con la sabbia. Sì. Oppure, come dicevamo prima, in luoghi molto aperti, quindi a contatto sì, proprio con il terreno, nell'ambiente naturale in generale, si può sporcare. E quindi per la salute dell'animale, in primis, e poi della casa, della famiglia, è importantissimo andare ad utilizzare questo tipo di prodotti, che veramente ne esistono svariati. Noi vediamo come sempre degli esempi, ma è importantissimo andare a detergere l'animale e in alcuni casi anche utilizzare dei prodotti con dei disinfettanti, sì, soprattutto magari nel caso, ecco, vedo anche degli spray sì, oltre le salviette, sì, quelli sono praticamente lozioni, diciamo, sì, sempre che vanno a disinfettare, sì, sono anche qui poi in forma naturale o non, eccoli, questo è quello, facciamo un po', ci colleghiamo sempre ai multivitaminici, sempre una selezione, alcuni sì, dei prodotti sì, questi che si sono trovano, sempre esempi, poi ognuno può cibo scegliere quello che vuole, esatto, cibo umido, perché col caldo. Cibo umido, sì, questo è interessante. Sì. Col caldo, col caldo c'è una disidratazione maggiore. Sì, se ha una disidratazione l'animale può soffrire di inappetenza, mi capita tantissimo in farmacia ultimamente. Anche se noi abbiamo sempre detto, anche con il nostro medico sì, veterinario, con Mimmo Carratù e anche gli altri, sì, che il cibo secco è sempre preferibile. Sì, è sempre preferibile, questo sì, però perché... magari comunque per invogliare l'animale, spesso i veterinari può... in questo periodo mi è capitato che hanno consigliato, quindi le persone anche venivano... per cambiare, ogni tanto magari sì, per cambiare... Sì.
non va a sostituire assolutamente i valori sì. che poi la crocchetta controlla, eccetera, eccetera, però può essere un'idea in questo periodo. Questi sono cibi pasti completi. Esatto, questi bisogna fare ecco molta attenzione a cibi complementari e completi da perché portare questo dietro. Che significa? Questo è un questo cibo... ad esempio è un complementare perché è 100% carne, assolutamente, sì. però essendo solo carne non è tutto quello di cui l'animale ha bisogno, sì, quindi certo. vanno aggiunti carboidrati, vanno aggiunti vitamine e sali minerali con frutta. Quindi si può aggiungere a o si può mescolare esatto, a, ad un cibo invece completo. Esatto. Questo anche serve per crocchette. Integrare? Sì, anche per invogliare l'animale a mangiare, magari le crocchette che con questo caldo non tendono a mangiare le crocchette, questo può essere un modo per andarle ad insaporire e quindi sì. favorire poi l'appetito dell'animale. Poi sì. ripetiamo, in alcuni casi... Perché l'inappetenza è una delle... Sì, col caldo, ma anche andando caldo. In vacanza con le lunghe sì. giornate fuori. Ecco, questi sono i cibi completi, cane, gatto, sempre alcuni esempi. Cibi vediamo. Completi, cioè non bisogna aggiungere altro. Esatto, sono pasti completi, quindi diciamo vanno in un certo senso a sostituire quella sì. che è la crocchetta, perché forniscono tutto quello di cui l'animale ha bisogno. Quindi per andare comunque a garantire che l'animale venga idratato, assuma i liquidi che con questo caldo comunque necessita, possono essere utilizzati questi cibi completi che, a differenza degli altri, magari è da evitare da aggiungere sulla crocchetta perché poi andiamo un po' ad appesantire. Ecco, però... bisogna aggiungere che tutte queste fotografie sono state fatte da lei, insomma. Sì. Perché lei poi si sceglie sì. le cose più adatte, ovviamente alcune delle cose, sì. perché noi vediamo tante marche, esatto, però voglio dire, ognuno poi sceglie quello che vuole. Sì, quello che l'animale mangia, poi quello ricordiamo, se l'animale ha delle patologie, ovviamente esistono cibi anche lì umidi, specifici, ci si deve confrontare sempre col medico veterinario. Noi qui sì. abbiamo visto degli esempi per dare anche qualche soluzione sì. diciamo in caso di inappetenza in questo e comunque periodo. Sempre consigliarsi con il medico veterinario sì. se possibile prima di partire sì. e poi magari chiedere consigli appunto anche alla sì. farmacista che ovviamente può, non dico sostituire il medico, però no. può dare consigli sì. rispondere alle domande e alle esigenze.